Non disperdere tra i miti di una falsa società del benessere l'autenticità e la ricchezza del proprio essere in quanto naturalmente dotato di grande umanità e generosità verso se stesso e verso gli altri. Il messaggio di promozione di solidarietà lanciato dall'associazione Anteas nell'incontro con il sindaco di Andria, Nicola Giorgino, per pubblicizzare le attività legate al sociale. Siamo convinti degli scopi, degli obiettivi che vogliamo raggiungere. Infatti abbiamo operato sui giovani. Sui giovani perché possano interiorizzare, recepire il principio di solidarietà. Credo che sia sempre un motivo di particolare orgoglio che associazioni che operano nella nostra comunità e nel nostro territorio si impegnino da un punto di vista della passione civile, ma in questo caso della convivenza civile e del volontariato. Questo dimostra anche un certo fervore di idee che anima la nostra comunità e il nostro territorio, accompagnato da politiche sociali che credo stiamo facendo in modo molto corretto da un punto di vista della programmazione, e qui ringrazio l'assessore alle politiche sociali, nonostante il momento sia difficilissimo da un punto di vista congiunturale. All'incontro tenuto presso la sala giunta del comune di Andria era presente anche l'assessore alle politiche sociali Magda Merafina, che ha spiegato l'importanza del ruolo svolto dall'associazione Anteas sul territorio. Il valore fondamentale e assoluto di tutte quelle che sono le risorse umane che si cimentano e promuovono il sociale. In questo caso credo che ci sia un valore ulteriore, che è quello della formazione, cioè la volontà di fare in modo che il sociale entri nelle scuole, entri a formare i ragazzi, entri a professionalizzare il volontariato, perché non soltanto deve essere una risorsa, ma deve essere anche un processo di formazione e di arrivo anche al mutuo scambio, che poi alla fine è un insegnamento di vita per tutti.